Buongiorno a tutti, ben ritrovati oggi mi direte che parlo di una cosa conveniente per me ed è la verità, mi sono reso conto è una confessione pubblica, mi sono reso conto in questi giorni di quanto la mia pazienza sia diminuita, di quanto io scatto molto di più di fronte a certe situazioni, cosa che non facevo mai. Eh. E quindi l'ha faletto lo sanno, qualcuno mi ha anche visto, ma proprio perché manca dentro di me e non voglio scaricare la colpa sul mondo, no? manca una cosa molto bella, molto importante che noi abbiamo perso oggi, e che io rischio di perdere e che non voglio assolutamente perdere. Questa cosa si chiama pazienza. Quando penso a questa parola penso sempre ai miei genitori, a mio papà, a mia mamma, che di pazienza ne avevano veramente tanta, a parte con noi figli, ma pazienza con la vita. E penso sempre a una frase di mio zio, che è ancora vivo. Eh? ottantenne ma è ancora vivo, sta bene, e eh, che di fronte a certe situazioni drammatiche della vita, difficile lui diceva in, pie in Piemonte, diceva sempre, vanta sempre di pazienza, bisogna sempre dire pazienza. La pazienza non è quella virtù che ti fa dire va bene così, stiamo qua seduti le cose arriveranno. La pazienza è quella virtù dell'agricoltore che semina continuamente, non smette mai. Eh. Il vero paziente è Dio, che semina nei solchi di questo mondo la sua parola, il suo amore, la sua misericordia e non smette mai di seminare senza sapere neanche lui quando arriveranno i frutti e quali frutti arriveranno, ma non smette di seminare. Sapete, se non sbaglio, la parola pazienza va veramente collegata con la parola seminatore. Non è un caso che nel Vangelo la parabola del seminatore, del buon seminatore, abbia così tanto spazio e così tanta importanza e abbia una così grande bellezza. Eh, adesso ci sono i macchinari, va ma bene, i macchinari per seminare il grano, seminare il mais, questi macchinari enormi, eh. ma chi ricorda, e eh, la vediamo ancora nei dipinti o nelle immagini. Chi ricorda quell'immagine dell'agricoltore che invece aveva il sacco a tracolla con la semente dentro, con la mano prendeva la semente e la gettava sul terreno. Eh? Una scena molto bella, molto bella. Ci vuole arte nel fare questo. Eh? Non è una macchina che getta e non puoi gettare tanto così. Devi vera veramente gettare bene, che sia distribuito in modo equo, eh? perché il grano cresca un po' ovunque, non solo a mucchi eh? in certe zone del campo. Eh? Ecco, questa davvero è la pazienza di Dio. Dio è paziente. Noi siamo abituati a vivere in una società che ormai ci fa vivere come se fosse giusto nel, nella società del tutto subito. Vogliamo tutto subito. Adesso certe ditte chiedono delle cose, non le voglio oggi, le voglio ieri, eh? quasi per dire anticipiamo i tempi. Eh? Il tutto subito non è umano e non è educativo. Noi non siamo fatti per questo. Noi siamo fatti come struttura e se non riusciamo a entrare in noi stessi, a capire come siamo fatti, e di conseguenza vivere così, non, noi non siamo sereni. Io non sono sereno quando ho fretta, non sono sereno quando ho scatto, scatto proprio perché non lo sono e divento ancora meno sereno. Poi bisogna imparare anche a recuperarsi subito, eh? a passare subito alla fase in cui se non sei stato paziente ti fermi e inizi ad esserlo, non per far finta di niente, ma per recuperare quella rabbia che ti è scappata e mettere invece pazienza e pace. Eh? Ma noi non siamo fatti per il tutto subito, noi siamo abituati a dare ai nostri ragazzi tutto subito. Mio papà, ricorderò sempre che quando voleva qualcosa mi diceva, beh, con calma, eh, con calma le conquiste le cose, eh, lavori, guadagni qualcosa, io ti aiuto e compri quello di cui hai bisogno. Eh. Piano piano, con la pazienza, il dare tutto subito no, fa sì che chi riceve non apprezza le cose perché non ha gustato tutto il tempo in cui le cose le ha preparate, le ha pensate, le ha conquistate. È quello che dà valore alle cose, non avere tutto subito a un prezzo basso, ma il conquistarti le cose con la calma, con la fatica, con il sudore, a livello materiale, ma ancora di più a livello interiore. Quanto tempo per cambiare noi e quante volte quel seme che hai seminato in noi sparisce. Eh? E spariscono le cose belle se tu non continui a seminare e con pazienza non continui a seminare coltivarle e custodirle. Eh? La pace e la pazienza sono doni preziosi. Allora vi invito veramente a uscire da quella frase tutto subito, non è umana, non è umana, eh? non ci fa bene, ci fa vivere male, ci fa vivere con ansia e avere tutto subito non mette pace, mette sempre più fretta. E vedete come la società di oggi, lo dico sempre di più, qual è la sfida che c'è nel mondo? Chi arriva prima? A livello sportivo c'è un agonismo pazzesco. A livello politico, economico, non ne parliamo e non ha senso. Eh. Chi arriva prima in fretta ormai su internet c'è la sfida a chi riuscirà ad avere le cose con maggior eh, con minor tempo, eh. che vuol dire tac, un istante avere tutto. Non siamo fatti per questo. E la pazienza di aspettare le cose è davvero una virtù sacra. Se andate a leggere la Bibbia, sono tantissimi i brani dove c'è la parola pazienza. Provate a andare su internet, fate venire fuori la parola pazienza e guardate, non ve li cito perché sono tantissimi, sono tantissimi i brani, le pagine, le frasi in cui viene fuori la parola pazienza. E tante volte la parola pazienza è legata al Dio paziente che ci ha impiegato dei millenni a fare le cose. Eh? Vi dico questo anche perché in questi giorni poi a un certo punto <ride> mi sono fermato, eh, sono andato via alcune ore, a me piace tantissimo, sono andato in montagna e ho avuto la fortuna di beccare poche ore bellissime in un posto stupendo dove andavo già tante volte, dopo una nevicata. Eh, la neve non era altissima ma c'era uno spettacolo meraviglioso. Era una cosa che sognavo da anni, da decenni, non ero mai riuscito, anche se la neve non era alta, eh, ma ce n'era... Così, 30 centimetri dove sono andato io. uno spettacolo davvero meraviglioso. Ecco, a volte questo mi ha fatto pensare tanto, perché ho detto in questo momento in cui io non ho pazienza, il buon Dio mi ha fatto gustare uno spettacolo della natura che aspettavo da decenni e è arrivato. E eh. riuscire ad arrivare in quel posto prima di tutti, poi dopo di me tante, sono arrivate tante persone, ma io ero il primo, c'erano le mie orbe, ho faticato tanto perché affondavo nella neve, ma... A parte questo, è bellissimo davvero vedere come certe cose nella vita ti arrivano dopo decenni che le aspetti. Eh? E non è questione di arrivare prima, ve lo garantisco: la questione è veramente di vedere quello spettacolo pulitissimo di una neve appena scesa con un sole meraviglioso che la scaldava. Eh? E con la natura è maestra, lo dico tante volte, ma la natura è maestra. Ho imparato quel giorno a fermarmi, cosa che non facevo più da tempo, e stare, c'era un silenzio impressionante, eh? c'era un silenzio assoluto, davvero fermarci, ascoltare il silenzio della natura e in quel silenzio la sua voce, la sua meraviglia e vedere come l'abbiamo maltrattata. Ero di fronte a un lago dove ero andato tante volte, questo lago è bassissimo, l'acqua è scarsissima, sapete carissimi amici, c'è un problema davvero nella natura, l'acqua manca, vogliamo chiedere a Dio di saper apprezzare queste meraviglie, ma anche chiedere al buon Dio che noi umani sappiamo con pazienza far sì che la natura stessa ritrovi il suo equilibrio, eh, che quindi ci sia di nuovo acqua, acqua sapete l'acqua mancherà davvero, cioè è scarsissima, mi ha colpito molto questo, ma ecco questo è un altro discorso, ma in questo davvero faccio rientrare e chiudo il discorso della pazienza. Chiediamo a Dio di avere tanta pazienza come ce l'ha Lui, la pazienza dei giorni, dei mesi, degli anni, la pazienza della vita, che ripeto non è la, lo stare qua con le mani in mano, ma il seminare continuamente senza chiedere mai che il frutto arrivi subito: il frutto arriverà quando sarà la stagione giusta, dentro di noi e negli altri. Chiedo davvero a Dio di avere più pazienza. Io chiedo per ognuno di voi e per il mondo di essere pazienti. Grazie per l'ascolto, buona settimana a tutti.